Palio dei Rioni, gentili telespettatori, appassionati del grande ciclismo, questa volta andiamo a parlare di un modo diverso di fare ciclismo, un modo decisamente inusuale per il nostro sport, una vera e propria competizione interna alla città di Quarrata, il Palio dei Rioni che ha visto gli atleti residenti sul comune di Quarrata affrontarsi su diverse discipline. Questa è l'ultima prova, vale a dire la prova dedicata a quello che a Quarrata è uno degli sport nazionali, uno degli sport più praticati dai quarratini in generale, il ciclismo. Di Quarrata si può ricordare la grande tradizione che caratterizza questa cittadina per quanto riguarda il settore del mobile, ma il ciclismo è decisamente una delle attività più praticate nel territorio di Quarrata. Da sottolineare i personaggi illustri che hanno scelto di vivere a Quarrata, uno fra tutti il velocista britannico Mark Cavendish, che risiede proprio nel territorio comunale di Quarrata. Dicevamo, una prova finale di questo Palio dei Rioni, sono quindi iscritti i vari rioni della cittadina di Quarrata, che vi ricordo essere nell'ordine la Puma, la Lupa, l'Istrice, il Drago, la Giraffa, la Pantera, l'Orso ed il Leone. Questi sono i rioni che si sfideranno quest'oggi per la prova ciclistica, ma non dimentichiamoci anche che è l'ultima prova di questo Palio dei Rioni, che con diverse manifestazioni in diverse discipline sportive ha animato l'intera estate della cittadina di Quarrata, con tanta partecipazione e un ritrovato spirito di aggregazione da parte di tutti gli abitanti di questa località, con davvero tanto pubblico, e lo vedremo nelle immagini che seguono, un pubblico da Giro d'Italia quest'oggi. Tanti, tanti gli atleti alla via, ma a colpire maggiormente è la presenza del pubblico, davvero molto numeroso su ogni tratto del circuito, un circuito che ricordiamo essere interamente chiuso al traffico, davvero un qualcosa di eccezionale per quanto riguarda questa manifestazione. Una organizzazione che si avvale, per quanto riguarda il discorso ciclistico, della Lega Ciclismo WISP come ente patrocinante di questa manifestazione. Ovviamente il comune di Quarrata è alle spalle del comitato organizzativo e lo supporta in grande stile. È una manifestazione che dà lustro all'intera comunità di Quarrata, con tanto, tanto pubblico. Lo vedremo davvero nelle prossime immagini che ci mostreranno il passaggio degli atleti. Intanto siamo alla partenza, le prime fasi di gara, le prime pedalate per gli atleti, una ottantina e alla via, davvero un grande successo se si pensa che la corsa era aperta soltanto agli atleti tesserati sul territorio, residenti sul territorio comunale di Quarrata. Davvero una bella manifestazione, perfettamente riuscita, con tanto pubblico a bordo strada. E questa è la cosa che ci ha sicuramente impressionato maggiormente quest'oggi, con il circuito che in totale misurerà 36 km per quanto riguarda una prima parte, 6 volte per un totale di 36 km. Insomma, un tracciato che sarà davvero molto molto vivace. Saranno, scusate, 63 km, non 36 come erroneamente detto. 6 giri da percorrere, davvero una bella finale. Eccoci qua adesso con le immagini alla partenza. Invece si attende, dicevo, un finale alla cardiopalma, perché il tracciato è un circuito interamente chiuso al traffico che si preannuncia molto combattuto, con tante ripartenze da fermo e tratti come questo nel centro abitato proprio di Quarrata, con i sanpietrini a rendere ancora più difficile questa parte di corsa. Un tracciato che è stato presidiato dai volontari e dai mezzi della motociclisti pistoiesi alla grande, rendendo davvero tutto questo possibile in grande sicurezza per gli atleti alla via, che vi ricordo sono stati un gran numero. Ma ciò che colpisce in questa bella manifestazione è il numero del pubblico presente. Intanto, con le immagini, prime pedalate di corsa, vediamo subito qualche atleta che prova ad evadere dal gruppo. Qui vediamo in quadrato, adesso in queste immagini, si tratta del dorsale numero 122, vale a dire l'atleta
veste i colori della Puma, anche se il pantaloncino vedete è quello della Unione Ciclistica Pistoiese, Alessandro Brunetti. Per lui un vantaggio minimo nei confronti del gruppo, rientra un primo atleta sulla testa, si tratta del dorsale numero 138, Simone Panconi della Lupa. Ovviamente quest'oggi andremo a chiamare gli atleti con non la società di appartenenza per quanto riguarda i tesserati, ma con ovviamente la contrada di appartenenza in questo caso. Vediamo come il gruppo adesso nel corso del terzo giro sia tornato compatto. Dicevamo un circuito completamente chiuso al traffico, ancora scatti in questa fase, si prova quindi a fare la selezione in questo frangente. Un circuito completamente chiuso al traffico con tanto tanto tantissimo pubblico a bordo strada ad applaudire questi atleti che vi ricordo stanno disputando l'ultima prova del Palio dei Rioni di Quarrata, una prova che conclude questa bella iniziativa portata avanti dai quarratini, ovviamente con il supporto dell'amministrazione comunale diretta dal sindaco Marco Mazzanti. Dicevamo che i giri in totale sono 15 più uno che è stato fatto a prova, diciamo così, a test per questi atleti. Vediamo ancora il gruppo che praticamente viaggia compatto in questa fase, niente quindi da segnalare. Gruppo in lunghissima fila indiana in questo frangente, dopo che abbiamo percorso i primi 3,5 giri di corsa, quindi ancora una fase abbastanza tranquilla nella gara con alcuni tentativi che abbiamo seguito in precedenza, ma il plotone adesso continua a viaggiare compatto fino all'attacco dell'atleta caratterizzato dal dorsale 136, Alessandro Lenzi, maglia quella della Lupa, vantaggio minimo per lui, e poi arriva sulla sua ruota il dorsale numero 122, vale a dire Brunetti della Puma, due atleti al comando. Siamo in vista del passaggio sotto l'arrivo, eccoci al contagiri, 13 giri alla conclusione in questa fase, quindi con una coppia al comando, dorsale 136, si tratta di Alessandro Lenzi della Lupa, e dorsale 122, Alessandro Brunetti della Puma. Arriva anche il gruppo, lo vediamo inquadrato adesso di fronte alla nostra telecamera, il gruppo comunque ancora molto numeroso in questo frangente. Lasciamo sfilare quindi tutto il plotone e attendiamo il prossimo passaggio della testa della corsa con una situazione che sostanzialmente cambia in continuazione. Infatti abbiamo tre uomini alla comando, abbiamo ancora il 136, vale a dire Lenzi della Lupa, con lui abbiamo Simone Panconi sempre della Lupa con il 138, ed il 179 vale a dire Federico Bugiani della Pantera. Questi tre uomini al comando, per loro un vantaggio di una decina di secondi nei confronti del gruppo. Ancora quindi una situazione che favorisce gli uomini al comando, ma senza dare bandiera bianca da parte del gruppo, che quindi ancora tutte le possibilità di rientrare sugli uomini al comando. Cambi regolari in testa, si procede in forte andatura, ci si dà cambi regolari, vedete sono i due gli atleti della Lupa. Arriva adesso il gruppo con 10 secondi di ritardo, quindi una situazione ancora, dicevamo, abbastanza fluida, con il plotone che sembra tenere a vista gli uomini al comando. Questo ovviamente fa sì che il vantaggio non salga per gli uomini che sono sulla testa della corsa. Andatura sempre molto molto sostenuta, è stata una caratteristica sin dalle prime fasi di gara, con il gruppo che ha sempre viaggiato in lunga fila indiana anche nei tratti in cui è rimasto compatto, a testimonianza di come al di là dell'impegno ciclistico di questi atleti il Palio dei Rioni sia particolarmente sentito da tutti i quarratini che quest'oggi si stanno contendendo il successo. Andatura sempre molto veloce, lo vediamo bene da queste immagini, con il gruppo che è in lunga fila indiana ed il pubblico che non manca mai a bordo strada. Abbiamo una situazione che vede ancora una fase abbastanza fluida, con un gruppo che si è ricompattato adesso, forte di una ventina di unità alla testa del grosso, andatura sempre molto sostenuta. Vediamo
Sempre nelle prime posizioni Brunetti della Puma. Adesso il plotone si allunga e si allarga, anzi, ad occupare l'intera sede stradale. Questo a testimonianza di un'andatura che adesso cala. 50 secondi. Si inizia un po' anche la fase di studio, siamo attorno a metà gara. Questa è la prima parte della corsa, 20-25 sono gli atleti che sono al comando adesso. Noi li lasciamo sfilare di fronte alla nostra telecamera, a chiudere proprio questo drappello con il dorsale 192. Troviamo Cristian Benenati del Leone, che ha un ottimo passato tra i dilettanti ormai qualche anno fa. Poco più indietro abbiamo un drappello di 6 uomini che insegue a 40 secondi. Quindi questa azione che abbiamo visto in precedenza con 25 unità al comando sta davvero prendendo piede, e questo ovviamente lo si percepisce perché il distacco di questi 6 uomini è di 40 secondi. Il gruppo è segnalato oltre un minuto primo. Vediamo come comunque l'andatura in questi atleti non è particolarmente elevata. Questo tutto a vantaggio di coloro che stanno guidando la testa della corsa. Siamo davvero ormai nella seconda parte di gara. Vi ricordo, ultima prova del palio dei rioni di Quarrata. Il pubblico qui lo si percepisce davvero quanto sia importante la partecipazione da parte del pubblico, di tutta la comunità di Quarrata, che è stata davvero vicina a questa manifestazione, a questa bella iniziativa promossa anche con il supporto del comune, con il sindaco Marco Mazzanti in prima linea. Siamo in attesa di un nuovo passaggio. Questo è il grosso del gruppo, che a questo punto è decisamente tagliato fuori dai giochi per quanto riguarda il successo, per quanto riguarda la vittoria in questa prova. Non dimentichiamoci che però qui non si corre per le varie formazioni, non si corre per il successo personale, e qui c'è in palio il palio dei rioni. E quindi c'è tutto l'interesse a far bene per quanto riguarda la propria contrada in questa edizione 2015. Davvero una bella proposta quella partita dall'amministrazione comunale, dal gruppo di volontari che l'ha allestita. Siamo adesso a 5 giri dalla termine, in testa si è formato un terzetto. Vedremo poi in prossime azioni quello che è il vantaggio e la composizione del terzetto al comando. Siamo a 5 giri dalla conclusione, quindi meno di 30 km all'arrivo. Diventa interessante quindi adesso seguire ogni singolo passo di questo finale. Ecco i tre al comando, sono il dorsale 168, vale a dire Gino Menchi della Giraffa, con lui il dorsale 179 Federico Bugiani, e con loro il dorsale 135, vale a dire Fabio Galluzzo. Bugiani con il dorsale 79 della Pantera, mentre Galluzzo è della Lupa. Tre gli uomini al comando, vantaggio che adesso è di 35 secondi nei confronti della testa della corsa. Quindi diventa molto interessante questa azione a tre, stanno davvero andando molto molto forte. Tre uomini al comando, perfetto l'accordo in testa alla gara, perfetta ovviamente la collaborazione tra coloro che stanno guidando questa corsa. Adesso la svolta per entrare nel rettilineo finale, dove sarà esposto il cartello che segnala l'avanzare dei giri verso la conclusione. E questo è il gruppo, 30 secondi adesso. Situazione quindi in continua evoluzione. Gruppo che però non sembra adesso viaggiare a forte andatura. Questo tutto a vantaggio del terzetto alla comando. Adesso ci sono degli scatti in questo frangente, si prova a dare un po' di spinta all'inseguimento da parte del gruppo. Siamo al passaggio dalla contagiri. Adesso eccoci qua, 5 giri alla termine, 5 giri alla conclusione, con 30 secondi il distacco per quanto riguarda i tre uomini al comando nei confronti del gruppo. Un vantaggio che quindi diventa interessante, un vantaggio che cresce nei chilometri e che sicuramente avvantaggia gli uomini che sono in testa. Siamo nella piazza centrale di Quarrata, ancora con i tre uomini al comando. Vi ricordo essere con il dorsale 168 Gino Menchi della Giraffa, con il dorsale 135 Fabio Galluzzo della Lupa, e con loro il dorsale 179 Federico Bugiani
della pantera. Questi gli uomini alla comando, quindi questi coloro che stanno dando grande spettacolo quest'oggi in questa ultima prova del Palio dei Rioni, una manifestazione che ha coinvolto l'intera comunità di Quarrata con tanti partecipanti, con folto pubblico, e che questa manifestazione chiude con il ciclismo, ma in precedenza sono state svolte altre manifestazioni riguardanti altri sport, a testimonianza di come l'attività sportiva sul territorio del comune di Quarrata sia più che mai viva, una prova resa disponibile anche grazie ad un coinvolgimento attivo da parte dell'amministrazione comunale, che è stata vicina agli organizzatori e che ha davvero supportato appieno questa bella iniziativa. Ancora il gruppo, che si è notevolmente ridotto in numero, vedete sono appena una ventina gli uomini che inseguono il terzetto al comando, e adesso inseguono a 40 secondi, quindi diventa sempre più interessante l'azione del terzetto che guida la corsa quando siamo sempre più vicini all'epilogo del Palio dei Rioni, dove sarà, vi ricordo, anche assegnato il vincitore della classifica finale. Sarà assegnata anche la contrada vincitrice dell'intero palio al termine delle varie prove, di cui questa è ovviamente l'ultima. Gruppo che sfila adesso di fronte alla nostra telecamera, notevolmente ridotto in numero. Vi ricordo che il palio è stato dipinto dalla quarantina Rosibel Trovandi, che ha dipinto lo stendardo che sarà consegnato alla contrada vincitrice. Siamo adesso in vista dell'esposizione del cartello Due giri alla termine, ancora con il terzetto in testa alla corsa. Vi ricordo che si tratta degli uomini al comando con il dorsale 168 Gino Menchi della Giraffa, con il dorsale 135 Fabio Galluzzo della Lupa, e con il dorsale numero 179 si tratta invece di Federico Bugiani della Pantera. Questi tre uomini alla comando, siamo in vista del passaggio di fronte al traguardo, due giri alla termine. Guardate lo spettacolo del pubblico presente a bordo strada, siamo appena quindi oltre i 10 km dalla conclusione, siamo nelle battute conclusive e questa azione inizia ad avere un vantaggio davvero considerevole, oltre 45 secondi nei confronti del gruppo, quindi diventa sempre di più l'azione chiave di questa ultima prova del Palio dei Rioni. Attendiamo anche il plotone, che non sembra davvero adesso avere la spinta per chiudere nei confronti della testa della corsa. Quindi sarà verosimilmente una questione tra i tre uomini al comando. Vi ricordo le contrade rappresentate in testa con il dorsale 135 Fabio Galluzzo della Lupa, con il dorsale 168 Gino Menchi della Giraffa e con il dorsale 179 Federico Bugiani della Pantera. Queste sono le contrade rappresentate tra i tre uomini al comando quando siamo ormai nel finale di questa corsa. Vi ricordo che la manifestazione del Palio dei Rioni si è conclusa con un concerto la domenica sera, concerto di Paola Turci, dove tanto pubblico ha applaudito la contrada vincitrice, che andremo ovviamente a scoprire al termine di questa nostra telecronaca, in quanto è frutto della combinata delle varie prove dei vari sport di questo Palio dei Rioni. Siamo ormai a circa 9 km dalla conclusione, sempre più in vista del traguardo, ancora il terzetto degli uomini al comando. Ve li ricordo ancora una volta: Gino Menchi, dorsale 168 della Giraffa, con lui Fabio Galluzzo della Lupa, dorsale 135, e con loro invece anche il dorsale 179 Federico Bugiani della Pantera. Questi sono i tre uomini al comando in vista del suono della campana. Eccoci qua al suono della campana, rettilineo finale per il terzetto alla comando tra due ali di folla. Inizia l'ultimo giro di questa edizione del Palio dei Rioni, con l'ultima prova, questa riservata alla disciplina del ciclismo. Vantaggio nei confronti del gruppo superiore ai 50 secondi, quindi ormai possiamo dirlo, sono imprendibili gli uomini al comando. Si giocheranno loro le tre posizioni del podio.
Noi ovviamente adesso andremo ad attendere il gruppo, mentre ancora siamo Vai, sulla testa della corsa, con il terzetto sempre in perfetta vai, tranquillo. sintonia. Vantaggio considerevole nei confronti del gruppo, niente da fare quindi per il plotone. Cambi regolare ancora in testa, una fase di corsa questa che vede il terzetto al comando pienamente soddisfatto con Gino Menchi della Giraffa, Federico Bugiani della Pantera e Fabio Galluzzo della Lupa. Tratto questo in salita per i tre uomini al comando che stanno comunque spingendo molto forte per non diminuire il vantaggio che hanno nei confronti del gruppo. Ancora pochi chilometri per la conclusione, ancora poche centinaia di metri all'epilogo. Si transita di fronte alla Villa Medicea con il terzetto ancora tutto assieme. Verso il finale di corsa, verso l'epilogo di questa edizione del Palio dei Rioni. Davanti si collabora con perfetto accordo. Dietro il gruppo ormai è decisamente tagliato fuori dai giochi. E quindi saranno questi tre 40, atleti 50 ad secondi. occupare le prime tre posizioni del podio. Ecco la prima parte del gruppo che giunge dopo 55 secondi, quindi niente da fare per il plotone che si accontenterà della quarta posizione. Sfila anche il gruppo di fronte alla nostra telecamera, gruppo diviso in più tronconi ma sostanzialmente forte ancora di circa 20 unità. E noi ritroviamo il terzetto al comando in vista ormai dell'epilogo, in vista ormai delle ultime battute di corsa, le ultime pedalate per questi tre atleti. Vi ricordo ancora una volta i loro nomi: Gino Menchi della Giraffa, Federico Bugiani della Pantera e Giacomo Gal e Fabio Galluzzo della Lupa. Questi tre uomini al comando in vista ormai della conclusione del Palio dei Rioni, gli ultimi 1500 metri prima dell'epilogo di questa gara. Ancora tutti assieme, ancora perfetto l'accordo in testa alla corsa. Cambi che sono stati regolari sin dalle prime battute, sin da quando sono usciti in avascoperta e hanno staccato il gruppo da primo di una trentina di secondi e poi vantaggio che è andato a crescere. Sono già in vista del rettilineo finale, sono schierati in tre e sembrano già pronti a festeggiare. Festeggiamento che coinvolge tutti e tre gli atleti perché avete visto si sono stretti la mano. Non sembra che ci sarà volata, sono appaiati i primi tre uomini al comando, siamo ormai nel rettilineo conclusivo e questo è il momento in cui ne approfittano per festeggiare. I primi tre abbraccia alzate sul traguardo. Quindi andiamo a ricordare l'ordine di arrivo. In prima posizione transitato per la cronaca Gino Menchi della Giraffa, secondo Federico Bugiani della Pantera, terzo Fabio Galluzzo della Lupa. Quarta posizione per Lorenzo Giacomelli della Giraffa, quinto Simone Lenzi della Lupa. Tra le donne invece la vittoria di Selene Mucelli della Puma davanti a Pamela Bernocchi dell'Istrice e terza posizione per Roberta Tiengo della Leone. Per quanto riguarda il Palio dei Rioni edizione 2015, la vittoria finale con premiazione conclusiva la sera della gara dopo tutte le varie prove che si sono svolte invece è andata alla contrada della Puma che quindi ha vinto questo Palio edizione 2015 con la premiazione che si è svolta dopo il concerto di Paola Turci alla presenza del sindaco Marco Mazzanti. Marco Mazzanti, sindaco di Quarrata, quest'oggi una bella manifestazione, tantissima gente sul percorso, una manifestazione sportiva ma un vero e proprio Palio dei Rioni qui a Quarrata. Sì, una giornata di sport, una giornata di festa per tutta la città di Quarrata. Era la gara conclusiva del Palio dei Rioni, di questa nuova formula che è stata pensata per quest'anno con tutta una serie di sport qui nella nostra città. La manifestazione di stamattina si è svolta in modo molto lineare, molto bene. Tanta partecipazione, soprattutto di spettatori, di quarratini che sono stati coinvolti in questa gara sportiva. Ho visto un sano spirito sportivo da parte degli atleti che hanno fatto questa gara, quindi credo che risulti vincente soprattutto tutta la comunità di Quarrata. Mi preme fare un forte ringraziamento chiaramente a tutti gli atleti e soprattutto voglio ringraziare tutte quelle persone che si sono adoperate per organizzare sia la corsa di stamani che tutto il palio dei Rioni. Credo veramente che sia un momento di festa e un momento di orgoglio per tutta la città di Quarrata.
Ecco, questa mattina sembrava davvero di essere a una tappa del Giro d'Italia. Percorso chiuso, tanto pubblico a bordo strada. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno permesso la sicurezza sul percorso, perché tutti i bivi erano presidiati. Il percorso era totalmente off limits per le automobili, quindi anche questi corridori hanno corso in perfetta sicurezza. Sì, è stata, l'ho detto prima, è stata un'ottima macchina organizzativa, ci sono state tante persone di Guardata che hanno dato la loro disponibilità soltanto anche per presidiare un incrocio. Quindi credo veramente sia stata ben organizzata, fortunatamente so che c'è stata una caduta, ma si sono fatti poco gli atleti che sono caduti, quindi tutto si è svolto nel migliore dei modi. Ripeto, è stata veramente un giorno di sport, di festa per la città di Guardata. Alessandro Cialdi, un bilancio di questo Palio dei Rioni organizzato con diverse discipline sportive, quest'oggi la gran finale con il ciclismo che a Guardata è nel sangue di tutti i guardatini e quest'oggi si è visto perché c'era talmente tanta gente a bordo strada che sembrava di essere una corsa professionisti. È vero, siamo veramente contenti noi tutti quelli che si sono dati da fare per organizzare per la prima volta, ma spero che con l'aiuto dell'amministrazione si possa continuare tutti gli anni e progredire anche di più. Siamo contentissimi perché partendo da giugno con il calcio, abbiamo fatto a giugno il calcio, subito dopo il basket al Palamelo, anche lì un grandissimo successo di pubblico, poi abbiamo fatto nella piazza qui dietro il beach volley e il beach soccer. Nel frattempo abbiamo fatto anche una corsa podistica meravigliosa, in notturna è venuta fuori uno spettacolo e poi oggi una grande chiusura con la corsa ciclistica che ha portato, quello che avete visto, un sacco di gente per le strade che ha credo dato veramente lustro alla nostra città, siamo veramente contenti. Un esperimento ben riuscito quindi da ripetere nel 2016? Ma io mi auguro di sì, tutti, credo ci sia la volontà di tutti, Rioni hanno dato una mano enorme perché non era semplice per loro organizzarsi al loro interno, trovare un gruppi di persone che si organizzassero all'interno nelle varie discipline, trovare la gente che si occupa di volley, di basket, di calcio, calcetto, non era semplice davvero e tutti hanno dato una mano enorme. Questo fa sì che il Comune di Guardata ha dimostrato di essere aggregato e di voler queste cose. Quindi spero, anzi sono quasi certo che il prossimo anno, magari anche aumentando anche le discipline, non solo queste sei ma andando oltre. When everybody's there by dawn, a new day dawn.